Toscana a tavola all'Expo di Milano, eccolo qua, siamo veramente nel centro del mondo e c'è veramente il mondo in questo momento, sia rappresentato dai vari padiglioni che da tantissime persone. Si parlava prima che l'Expo non aveva funzionato, l'Expo sta funzionando alla grande, questo è il messaggio, vero? Assessore Stefano Ciuoffo, assessore alle attività produttive e turismo della Regione Toscana. Beh, basta guardarsi intorno, è inutile, gli apprezzamenti su Expo sono stati fatti in maniera a volte troppo pessimistica. Noi siamo abituati all'autocritica, ma qui si è veramente esagerato. Bene. Allora, parliamo subito di questa bella iniziativa che si chiama Euro Meeting, giunta alla 13ª edizione, una 2 giorni che è servita soprattutto a uno scambio di esperienze da parte dei vari rappresentanti appunto di queste 30 regioni europee. È un'occasione rilevante, la Toscana è capofila di questo Next Tour, rete di 30 territori dell'Europa che mettono a confronto le proprie esperienze, cercano di scambiarle, cercano di intercettare l'una nell'altra cosa può essere utilizzata per migliorare l'offerta turistica dei propri territori. Non è un percorso banale perché è costruito con un filo di continuità, vuole far emergere dai territori e dalle regioni quelle eccellenze che non sono così conosciute e condivise, ma che possono costituire la scommessa e il valore aggiunto dell'offerta turistica degli anni a venire. Ecco, la Regione Toscana è stata ed è la capofila, senza falsi pudori, abbiamo ancora però da imparare anche dalle esperienze di coloro che sono stati coinvolti in questo convegno? Chi avesse la presunzione di non avere niente da imparare avrebbe già scavato la propria fossa. Noi siamo qui per questo, siamo consapevoli che il patrimonio culturale, storico, paesaggistico, ambientale della Toscana è un unicum eccezionale e irripetibile, ma non basta, noi dobbiamo con umiltà capire cosa gli altri possono insegnarci, imparare che alcune cose si possono fare ancora meglio. Una delle sollecitazioni che viene, che colgo, è il legame che altri territori hanno con il mondo universitario di riferimento. Questo aspetto che sta portando alle eccellenze alcune realtà sicuramente apprezzabili, ma non come la Toscana, lasciatemelo dire, bene, questo legame nei nostri territori non c'è e potrebbe essere uno spazio ulteriore perché il turismo, la gestione dei flussi turistici, la costruzione dell'attività d'impresa nel mondo del turismo è una scienza che noi forse troppo spesso pensiamo di poter fare semplicemente perché siamo italiani, siamo il bel paese, siamo la regione che ha tutto e quindi qui tutto funziona di per sé, anche senza metterci conoscenza, capitali, strumenti, giocarsi un'attività d'impresa, perché questo è come qualsiasi altra attività economica. Quindi lo spunto per esempio di coinvolgere le università, che sono anche fra l'altro il fiore all'occhiello della nostra storia, questo è uno spunto che è uscito fuori da Euro Meeting di questa edizione 2020. Per noi sì, e c'è tanto che può essere portato, penso a scienze che non dobbiamo inventarci, penso all'agroalimentare e tutto quello che c'è legato nel mondo scientifico dietro. Come può essere questa capacità di indagine uno strumento per conoscere meglio, per offrire di nuovo, per mettere a sistema le conoscenze e il patrimonio del quale disponiamo? Questo è un mestiere da imparare e da innovare continuamente. Allora, questo è uno dei tanti spunti di Euro Meeting 2015, da questo bellissimo albero che è l'albero della vita, che è alle nostre spalle, dai tanti ragazzi che stanno arrivando provenienti da tutte le scuole, ma direi non solamente le italiane ma anche del mondo, questo è il messaggio che vi arriva ad Expo. Adesso invece, prima di iniziare il nostro percorso enogastronomico, perché andremo poi in cucina, andremo agli assaggi in una bellissima cena, tra l'altro realizzata con dei piatti meravigliosi di cuochi stellati che avrò il piacere di presentarvi, ebbene andiamo a sentire il commento invece su queste argomentazioni di Silvia Costa, che è la Presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo. La
ragione per cui per esempio in Parlamento ci battiamo da anni per il Made In, ovvero una norma per la quale in tutta Europa deve essere assolutamente certificata, diciamo, l'origine dei prodotti che circolano in Europa. Questo sarebbe già un grandissimo aiuto anche alle produzioni agricole. Però diciamo che la Toscana, io tra l'altro vengo, sono nata in Toscana, quindi ci tengo particolarmente, è anche ha anche una qualità particolare, quella di unire sia un grande patrimonio culturale, artistico e anche diciamo storico con una grande e armoniosa, diciamo, crescita della parte dello sviluppo rurale, penso alla Via Francigena come un esempio di una master plan che ha funzionato in Toscana. Io sono molto impegnata in questo momento in Europa perché si riconosca tutta la Via Francigena fino a, per arrivare a Otranto, fino a Gerusalemme. In questo momento abbiamo un significato importantissimo, questo significa farne la prima via, il Grand Tour europeo, ancora più importante a questo punto di Santiago, però la Toscana, devo dire, vanta in questo campo un'eccellenza nell'aver messo in sicurezza, attrezzato questa parte. Questa è una buona pratica insieme a quella di Next Tour. Next Tour è questa rete interessante che riguarda molte regioni europee, ormai siamo alla 13ª edizione, la Toscana è capofila e oggi ha più chance questo progetto, perché l'Europa, come lei sa, ha inaugurato dal 2010 col Trattato di Lisbona una nuova politica turistica. Prima il turismo non era competenza, si parla più che altro di passeggeri, di visti, di trasporti. Oggi invece l'approccio turistico, secondo me, che l'Europa sta dando è quello di arrivare a dei brand, degli standard di qualità europei, di avere una proposta turistica, un'offerta, diciamo, integrata fra i vari paesi, e le regioni e i territori sono fondamentali. Direi che la biodiversità culturale, oltre che agricola e enogastronomica italiana e di anche altri paesi, penso alla Francia ed altri, è una grande atu che abbiamo, però noi abbiamo bisogno di investire di più nelle infrastrutture, nel digitale. Oggi si dice, sono solo su qual è la percentuale, ma insomma la maggioranza delle prenotazioni viene fatta ormai in internet. C'è un atteggiamento dei consumatori non passiva, no? I cosiddetti prosumer, perciò ci si informa prima, e allora questo fa cambiare completamente le modalità dell'offerta. Quindi la Toscana e le regioni europee si confrontano con questo. Resta il fatto che oggi il turismo in Europa è il 10% del PIL, si parla di 150 milioni di turisti stranieri che sono venuti in Europa nell'anno che è stato, nonostante la crisi, un anno molto importante, il 2013, e si dice che il trend è un aumento fino al 2025. Naturalmente però la competitività rispetto all'Europa, che continua a essere la prima destinazione mondiale di turismo, è molto forte e dobbiamo attrezzarci. La Toscana credo che in questo sia giustamente considerata capofila e debba in qualche modo aiutarci anche con questo programma, questo progetto interessante che ha sviluppato, quello strumento per cercare di mettere insieme e far conoscere meglio le opportunità che l'Europa dà anche con le risorse. Siamo sempre qui all'interno della cucina degli Orti di Leonardo per andare a scoprire un'altra protagonista, tra l'altro stellata Michelin, poi addirittura è l'ambasciatrice anche per quanto riguarda l'Expo. Sto parlando ovviamente della nostra Katia Maccari, dei salotti del Patriarca, chiusi, attenzione, ma noi siamo molto aperti invece alle nuove proposizioni in cucina. Allora, che cosa stai cucinando? Stiamo cucinando dei funghi porcini della nostra zona, principalmente della Miata, che diciamo, bene. Quindi sono porcini nostrali che abbiamo fatto, diciamo, un elemento importante di questo piatto. Spieghi l'assemblaggio e quali sono gli ingredienti per questo piatto, che poi avremo modo e maniera di poter apprezzare nella sala dove ci aspettano tutti i giornalisti, tutti i nostri grandi ospiti. Certo, allora, gli ingredienti questa sera, diciamo, richiamano un po' gli ingredienti utilizzati anche sulle tavole di Leonardo, quindi troviamo l'uovo che, diciamo, funzionava anche l'uovo solo d'apertura nelle grandi scene. Ecco, diciamolo, forse non tutti lo sanno, che gli Etruschi, pensate un po', sono quelli che hanno inventato l'uovo sodo da sporzionarsi prima del pasto, quello che noi solitamente cattolici, nella tradizione religiosa cattolica, utilizziamo a Pasqua, l'uovo sodo che viene messo sovente nella minestra oppure viene mangiato prima dell'inizio del pranzo o cena pasquale. Bene, attenzione bene, gli Etruschi l'hanno inventata loro questa usanza di sporzionarlo prima del pasto. Esatto. Ma attenzione, c'è una galletta, dico bene? Esatto,
in questo caso viene fatta, diciamo, a forma di crackers per agevolare anche tutto quanto il piatto che andremo a servire questa sera. È realizzata con che cosa? Con una farina di farro e del risotto e del farro soffiato. Allora, attenzione, il farro con il quale le centurie romane andavano a conquistare il mondo, perché c'era sempre il farro che si cuoceva con facilità e poi fra l'altro dava sensazione di ripienezza e al contempo alimentava i soldati. Ebbene, il farro non è romano, ma bensì etrusco. Etrusco, infatti lo troviamo in molti nostri piatti che facciamo noi, tra cui appunto dei risotti di farro e quant'altro. E questa sera appunto lo utilizziamo per dare croccantezza a questo piatto, in cui, diciamo, come base troviamo una zuppa di porri. Allora, riepiloghiamo tutti gli ingredienti o meglio, iniziamo dal titolo del piatto che andremo ad assaggiare. Allora, il piatto si chiama petali di uovo affumicato. Petali di uovo, perché petali? Petali perché, diciamo, per la loro, i funghi così, però se ne vanno. Attenzione che sennò qui si bruciano funghi porcini, spengiamo bene. Qui abbiamo petali di uovo per la loro consistenza così sottile, appunto, che sono simili a un petali perro. Perché sono così sottili. Assomiglia, diciamo, un petalo di un fiore. Vengo coinvolto direttamente, quindi esatto. Sono praticamente emozionato. Bene, poi? Praticamente l'abbiniamo ad una crema di porri, diciamo che è l'elemento elegante di tutto il piatto, con dei funghi porcini trifolati con la nepitella, che è la nostra erba fantastica. Fantastica. La morte del fungo porcino, nel senso, o meglio, più che morte, lo sposalizio idoneo, no? Assolutamente ideale, no? Sì, con questo crackers fatto con farina di farro e farro soffiato, in aggiunta ci abbiamo dei fiori di borragine che danno quell'elemento un po' piccantino a tutto quanto il piatto. A corredo di tutto ciò è bene sottolineare che la Katia è anche ambasciatrice di Expo. Spiegamici un attimo questo ruolo, in che cosa consiste? Praticamente quest'anno, diciamo, hanno scelto degli ambasciatori come portavoce di quello che è il tema quest'anno di Expo, quindi nutrire il pianeta. E, diciamo, io come donna, diciamo, mi sono riconosciuta in questo ruolo perché, oltre che a nutrire il pianeta, noi siamo gli esseri umani che per primo mettono alla luce un figlio, e quindi non c'è cosa più bella che quando appunto allatti tuo figlio, te lo metti al seno e compi il primo gesto d'amore. Voi siete oltretutto che riuscite anche a partorire dei piatti meravigliosi, eh? Riusciamo a creare un giusto connubio. Un'ultima considerazione: non tutti sanno qual è il piatto tipico di Chiusi. Ce lo dice la nostra Katia, il piatto tipico di Chiusi è legato a un pesce di lago, vero? Il famoso brustico. Il brustico! Che bisogna... E come si fa il brustico? Il brustico, praticamente, bisogna essere specializzati per fare il brustico. Sono tutti quanti, naturalmente, pesci di lago e vengono praticamente grigliati. Nella fattispecie che pesce viene utilizzato? Il lucio, la tinca, tutti questi, la carpa, tutti questi qua, pesci qua di lago. La caratteristica è la cottura, vero? La cottura, esatto. Viene fatto in questo famoso brustico, che sono di queste canne di lago, e viene cucinato lì sopra. Se non avete mangiato, dovete andare dalla Katia in quel di Chiusi, nel suo bellissimo ristorante. Grazie Katia, adesso andiamo ad assaggiarlo, andiamo a assaggiare questo piatto meraviglioso. Siamo sempre all'interno della mitica cucina degli Orti di Leonardo, qui nel complesso Le Stelline, per dare vita ad un altro piatto interessantissimo. Prendiamo spunto da una frase che tutti conosciamo. Allora, al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. E qui accanto a me è Valeria Piccini, bravissima chef, tra l'altro insignita dai più grandi gourmet, dalle più grandi riviste legate al settore, che proprio ha sposato, devo dire, questa bella frase, questo proverbio, per realizzare questo piatto. Infatti il piatto ha per titolo... È un tortello di cacio e pere con una salsa di rape rosse e dei semi di papavero per dare croccantezza. Allora, la Valeria, innanzitutto ricordiamolo che è la chef del ristorante Il Caino, siamo in quel di Montemerano, in provincia di Grosseto, nel centro della Maremma. E la prima domanda che ti vorrei fare è questa: ma secondo te questo piatto lo mangiavano ai tempi di Leonardo più i nobili o il volgo? Secondo me aveva la possibilità di essere mangiato da tutti, perché anche il contadino, proprio dal proverbio ce lo dice, che anche il contadino mangiava il cacio con le pere. Quindi possiamo dire che potevano mangiarlo tutti. Quindi un piatto trasversale. Sì, trasversale per tutti. Senti, che tipo di prodotti utilizzi per fare questo piatto? Allora, abbiamo utilizzato un pecorino di media stagionatura, delle pendici dell'Amiata, del caseificio Il Fiorino, e una pera coscia dei nostri orti. Si racconta che addirittura Michelangelo, mentre si apprestava a completare la Cappella Sistina, avesse scritto a un suo conoscente toscano: mandami delle pere cosce e mi raccomando
pecorino. E del caratello di caratello pecorino. Di pecorino, caratello, sì. Che sarebbe la parte ancora più buona, tanto sì. Per intendere. Senti, allora, il tortello praticamente è, ha una diffusione in gran parte della Toscana. Ci sono, in tutta la Toscana. Tutta poi la c'è Toscana. Il tortello con la T, che è tipicamente tortello. Vostro, e poi c'è il tortello con la D, che invece è garfagnana, lumigiana, sì, e sì, diciamo provincia sì. Di Lucca e Massa Carrara. Sì. Ecco, il tortello maremmano, sì. Diciamo quello che tu realizzerai quest'oggi, ha una connotazione legata proprio al territorio, proprio alla Maremma? Ma in Maremma il tortello tipico è quello con gli spinaci o con le bietole a seconda del periodo, però abbiamo utilizzato anche noi la ricotta, quindi siamo partiti dalla stessa base e poi abbiamo aggiunto il pecorino che gli dà la parte gustosa e sapida, e la pera che naturalmente deve essere molto matura per non fare... per non dare acidità, troppa acidità al piatto, ma deve essere la parte dolce che contrasta il pecorino. Senti Valeria, poi qualcuno mi ha detto in un orecchio che tu hai una capacità di ipersensibilità. Quando senti la preparazione di un piatto, anche se guarda magari una trasmissione televisiva di un collega, oppure mentre assiste alla realizzazione, te hai delle reazioni quasi fisiche, come per esempio la salivazione. Dice, qui manca qualche cosa, questo ingrediente, perché non ce l'ha messo, o sbaglio? Sì, perché io sono, scusate, sono talmente goduriosa che io già mi immedesimo nell'assaggio del piatto. Allora, senti, riguardando questi due prodotti che utilizzi, quali sono gli altri ingredienti che utilizzerai per completare questo piatto? È una salsa di rape rosse, pochissimo burro e basta, dei semi di papavero per dare colore e croccantezza. E ricordate, al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. Ora si va a assaggiarlo. Ed eccoci qua finalmente all'assaggio. Adesso arriva Luigi con questa portata meravigliosa che Aldo Cursano, Aldo Mario Cursano, ricordiamo il vicepresidente vicario della FIPE, che è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, avrà il privilegio di assaggiare e commentare. Questo, ricordiamo, il piatto realizzato dalla bravissima Katia Maccari del bellissimo ristorante di Chiusi, il Patriarca, i Salotti del Patriarca. Allora, intanto un commento così alla portata. Beh, la presentazione penso che parli da sola, è in qualche modo il racconto, insomma, di una Toscana sia nella sobrietà, nei colori, ma anche nella consistenza, che adesso la proverò. Però io ritengo che già il modo con cui è curato nei dettagli racconti della grande bellezza della nostra regione. Ricordiamo, in questo grand tour organizzato da Vetrina Toscana, qui ambientato nel Palazzo delle Stelline, qui a Milano, si vuole proprio percorrere, cioè intraprendere un percorso legato al cibo e al territorio. Abbiamo raccontato, tra l'altro, la curiosità che gli Etruschi sono stati i primi a sporzionare l'uovo sodo come segno chiaramente conviviale di apertura di un pranzo e di una cena. Questo per esempio è una cosa molto bella, e fra l'altro la bravissima Katia ha voluto proprio inserire questi petali di tuorlo sodo praticamente all'interno di questo piatto. Allora, se puoi andare con il cucchiaio all'assaggio, perché poi dobbiamo adesso constatare la bontà di questo piatto, prego. E chi meglio di Aldo Mario Cursano, che ripeto è il vicepresidente vicario della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, può esprimere compiutamente un giudizio. Allora, sensazione. Beh, meraviglia. Meraviglia perché è uno dei piatti apparentemente più semplici, che invece sono equilibrati. Questi piatti proprio raccontano la storia che tu prima menzionavi e la cultura di un popolo, che fa proprio di prodotti semplici, naturali, il modo proprio per raccontare se stessi. Quindi nella semplicità io ritengo che abbia molto da insegnare e raccontare qui a Milano. Ecco, ricordiamo che noi siamo qui a Milano nel Palazzo Stellini, dove si è svolto questo meeting molto importante, Euro Meeting, un appuntamento giunto alla 13ª edizione, che vuole essere, come si dice, una valorizzazione ulteriore del territorio. Quanto un piatto può raccontare il territorio? Nel caso specifico qui ha raccontato la zona di Chiusi, tanto per intenderci, da dove viene appunto Cati. Io ringrazio Aldo Mario Cursano, ma non è finita qua, perché adesso andiamo a visionare e analizzare un altro piatto. Grazie.
E adesso un assaggiatore professionista, Sergio Falaschi, mitico macellaio della macelleria omonima di San Miniato, che quest'anno celebra 90 anni di storia, che avrà il piacere di assaggiare questo meraviglioso tortello realizzato da Valeria Piccini, ricordiamolo, del ristorante da Caino, in quel di Montemerano Grosseto. Si tratta di tortelli di cacio e pere con salsa di rape rosse, con pecorino toscano DOP e pera coscia toscana. Pensa che la pera coscia toscana andava matto Michelangelo. Quando lui, credete, dipingeva la Cappella Sistina, chiamò praticamente un suo amico toscano: mandami un po' di pere cosce e di coratello di pecorino. Pensa un po'. Allora, intanto fai un piccolo commento così visivo a questo piatto. Visivamente si rimane a bocca aperta, perché si vede perfettamente un'espressione da parte di una chef, che questo è un quadro, nei colori, nell'armonia, da tono a strutture e a corpo, cioè è una vivacità nello stesso tempo. Poi è espressamente creativo, questo è una cosa chiara. Ora assaggeremo, però insomma, quello che voglio dire io è questo, è che a parte che il palato è tutto, però solamente a scomporlo questo piatto è un peccato. Oh, poi fra l'altro ricordiamo che il nostro Falaschi, che ripeto, con la sua attività, non lui personalmente, celebra 90 anni di storia della sua macelleria che ha una caratteristica fondamentale, quella di proporre dei prodotti meravigliosi legati al territorio di San Miniato e non solo. E poi lui è stato anche organizzatore di eventi, uno su tutti, il mitico evento che è riuscito a coinvolgere i Sanguinacci, tanto per intenderci. Sangue blu. Cioè tutti gli insaccati a base di sangue di maiale, vedi il Biroldo Garfagnino, vedi il mitico buristo della zona di Arezzo, Siena, Firenze, e poi il vostro, che è il Malegato, che è un presidio slow food. Allora, io ti lascio chiaramente gustare questo piatto e sentire, ecco, magari un tuo parere finale. È ovvio che ho un invito in bocca alla freschezza. C'è tantissima eleganza, c'è anche una forma balsamica, nulla c'è dell'aceto, però si sente perfettamente il connubio fra le pere e tutto il resto che circonda il prodotto, la pasta e via. È un prodotto molto fresco e si apre molto in bocca, perciò penso sia una cosa in cui in questo caso l'utente o il consumatore, che sono io in questo caso, si alzi molto gratificato dopo il consumo di questo piatto qui, perché delle volte l'espressione da parte del cuoco è fondamentale, non tanto nel riempire la pancia al consumatore, ma farlo divertire mentre consuma. Questo è un tortello che diverte mentre si consuma. Grazie Falaschi per questa dotta, devo dire, questo dotto giudizio. Noi siamo arrivati alla conclusione, vi ringraziamo, devo dire, dell'ascolto. Abbiamo vissuto qui a Milano una bellissima esperienza, questo Euro Meat Eating, che voleva essere chiaramente il connubio tra turismo ed enogastronomia. Quanto l'enogastronomia è importante per il turismo, quanto il turismo deve sostenere l'enogastronomia. Grazie a Falaschi e appuntamento a una delle prossime. Ciao.